www.maurizioppolle.it. Questi giorni si sente parlare sempre più spesso di ETF, in questo caso la cassa di risonanza è gli ETF sui Bitcoin. Ma cosa sono gli ETF? Gli ETF sono gli Exchange Traded Funds, letteralmente dall'inglese, e sono fondi di investimento quotati sui mercati finanziari, come ad esempio le azioni. Quando si acquista un ETF, come accade con tutti i fondi, è come se si comprasse un paniere di titoli. I ETF si limitano a replicare l'andamento di un determinato mercato di riferimento rappresentato da un indice. Ecco, questo è in sintesi estrema, quindi cos'è un ETF. Quindi, in pratica, il suo valore rispecchia in modo molto vicino l'indice nel quale è investito. Sono molto trasparenti, sono economici dal punto di vista delle commissioni, sono interessanti per una pianificazione. Quello che diciamo sempre noi è non mettere tutte le uova nello stesso paniere e non lasciarsi trascinare nelle mode degli investimenti. Sì, interessarsi, sì, conoscere, ma con grano salis anche sugli investimenti in ETF Bitcoin. Quindi guardare, conoscere e poi valutare nel proprio portafoglio una pianificazione in cui una parte può essere interessante anche investire in ETF, ben conoscendo le anomalie che ci sono in questo mercato, le alte oscillazioni, l'alta volatilità, come dicono nei mercati, quindi questo movimento oscillatorio e quindi anche la capacità di assorbire il rischio che si porta dal punto di vista di queste operazioni. ETF, conoscere per decidere. Alla prossima!